Benvenuti cari amici di MobileOS.it, quest'oggi parliamo di ZTE Blade S6. Stiamo facendo l'unboxing del dispositivo di ZTE, molto molto interessante. Direi a questo punto di andare a vedere cosa è compreso in confezione. È compreso il dispositivo naturalmente, eccolo qua. Poi lo andiamo a vedere. Poi abbiamo una garanzia di 12 mesi, quindi una warranty card di ZTE. Poi ancora abbiamo in questa scatolina il cavo USB, micro USB dell'azienda, e in quest'altro caso, andiamo un attimino a togliere, c'è una guida rapida che però è in cinese, quindi direi del tutto inutilizzabile. Poi ancora andando avanti abbiamo, eccolo qua, il caricatore del prodotto, caricatore con una uscita pari a 1 ampere. Bene, andiamo a prendere lo ZTE, allora Blade S6, eccolo qua. Ah, scusate, mi dimenticavo la spillina per estrarre la SIM. Ok, ZTE Blade S6, dispositivo Android Lollipop con la UI di ZTE, dispositivo che pesa 134 grammi, realizzato in metallo, come potete vedere tutta quanta la scocca posteriore è in alluminio. Davanti abbiamo un display davvero interessante, un display da 5 pollici HD, 294 ppi, IPS, LCD, 1280 quindi per 720 pixel. Poi abbiamo come processore lo Snapdragon 615, nuovissimo, con l'Adreno 405 e 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, espandibili tramite micro SD. Infatti, sul lato sinistro troviamo, vedete, la possibilità di inserire la SIM e di inserire la micro SD. La SIM è in formato nano ed è anche dual SIM dispositivo, perché la micro SD può essere convertita come SIM. Sopra abbiamo jack 3.5, a destra abbiamo bilanciere del volume, tasto accessore e spegnimento, sotto microfono e jack 3.5, dietro qui sotto lo speaker con il piedino, e sopra ancora altro microfono, fotocamera principale con flash LED, fotocamera principale da 13 megapixel. La fotocamera invece frontale è da 5 megapixel con i vari sensori, il padiglione auricolare e poi il tasto centrale che si illumina molto carino con i tasti indietro e opzioni strumenti che sono nascosti, ma in realtà si illuminano e quindi quando il telefono è acceso si vedranno perfettamente. Per il resto andiamo ancora a parlare del prodotto, vediamo un po' cosa possiamo dire. 134 grammi, 144x70,7 per soli 7,7 mm di spessore. E poi ancora WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, quindi tutta la connettività possibile, manca solo l'NFC. E infine la batteria integrata è da 2400 mAh. Direi quindi che è tutto per l'unboxing di questo dispositivo e ci vediamo tra qualche giorno per la recensione finale dello ZTE Blade S6. Ciao!